Un ambiente pulito e sanificato è importante, ma oggi è indispensabile per garantire la tua sicurezza e quella dei tuoi clienti. Sistema Polti Sani System, vapore efficace ed ecologico che sanifica velocemente. La nostra cooperativa si occupa di pulizie professionali, sanificazione, igienizzazione e disinfezione degli ambienti di lavoro. Contattaci per un preventivo gratuito. La sicurezza del tuo ambiente di lavoro non ha prezzo e il nostro è sicuramente il più conveniente. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori, sia per quanto riguarda la TV che la radio, e siamo qui con due carissimi amici. Non vi dico ancora i nomi, ma uno slogan importante che sicuramente vi farà capire ancora meglio. Si inzuppa il biscottino a Palermo. Sembra una cosa tipo di fantascientifica, ma insomma è una cosa che fanno tutti. Sia i bambini la mattina quando si svegliano nel latte. Sì, sì, sì. E sia basta, i giovani. Ah, va bene. Noi siamo senza censura, quindi okay. Potete dire quello che volete. Non nel latte, ma in altri posti. Sono troppo simpatici, davvero. Ecco, Made in Sud vi ha portato un po' ovunque in Italia, sì. E devo dire che siete entrati nei cuori della gente. Fate sorridere e la cosa bella è che rimanete. Non andate via, ma la gente poi parla di voi a casa, in mezzo agli amici, nelle discoteche. Che bello. Siete forti. Che bello. Siamo contentissimi. Abbiamo tutti questi bambini che ci scrivono su TikTok. Veramente, sì. Questa è una cosa bellissima, perché poi alla fine tu scrivi delle cose per rendere felice anche la gente, scrivi delle cose e quando ci riesci è una cosa che, al di là di tutto, di diventare nulla, perché poi alla fine l'essere famosi è effimero, è una cosa effimera, ma la bellezza di vedere le persone che si divertono è una cosa importantissima. Sì, ma la cosa bella è che voi, oltre ad essere simpatici, siete anche molto umili. La vostra umiltà fa sì che possiate arrivare sempre ovunque. Ma noi lavoriamo, cioè noi scriviamo delle cretinate che ci prendiamo in giro tra di noi e poi ce le ritroviamo sbattute, insomma, in tutto. Cioè, veramente, questa cosa di TikTok è pazzesca, perché quando arrivi ai bambini, come insegnano i Me Contro Te, insomma, col film, quando arrivi ai bambini, arrivi a tutte le famiglie, arrivi anche ai nonni. Quindi tu non sai più, tu hai scritto una cosa che ti sembra magari anche volgare, che i bambini ti dicono in faccia si inzuppa il biscottino. Quindi, insomma, è veramente complicato. Poi anche i nonni che ti dicono si inzuppa il biscotto e ti dicono guarda ragazzi, come avete capito di stiamo parlando, insomma il fatto è che ognuno arriva a ognuno in maniera diversa ed è una figata pazzesca. Ma voi siete dei fighi pazzeschi, voi. Grazie, non me l'ha detto mai neanche mia madre, guarda. E ti ringrazio. Ma io ringrazio voi. Adesso volevo un po' parlare del vostro film, quando uscirà e che cosa porterete appunto negli schermi. 16 aprile, un film che parla di amicizia, un progetto siciliano e campano, perché è fatto con il gruppo della trasmissione locale con la quale siamo nati, che è Sicilia Cabaret, e insieme a Made in Sud. E quindi ci sarà tutto il gruppo dei ragazzi di Sicilia Cabaret e tutto il gruppo dei ragazzi di Made in Sud insieme per questo progetto di amicizia. Il valore di cui si parla nel film è l'amicizia, che non si vedeva da tempo, ma è un valore, è amore anche quello. Bellissimo davvero. Beh, allora io sono onorata e orgogliosa di avervi qui, ma soprattutto di farvi conoscere ancora di più a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori. Ricordiamo, in 196 paesi al mondo attraverso Radio Cied News e poi su tutte le altre trasmissioni televisive che porteremo avanti. 196 paesi al mondo. 196 paesi al mondo inzupperanno il biscottino. In un modo diverso, ognuno in un modo diverso, nella propria lingua. Bello, oltre le diversità, oltre ogni cosa. Grazie ragazzi, veramente in gamba. Adesso ci facciamo un selfino e poi vi mandiamo sicuramente a letto. Ciao, inzuppate il biscottino, eh. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori. Siamo qui a Casa Sanremo con un grandissimo amico, ma soprattutto un grande artista. Lui è il maestro Michele Affidato e è qui come grandissimo ospite di questo festival, nonché è colui che crea tutti i grandi premi di questo festival. Beh sì, sono ormai 10 anni che realizziamo i premi speciali del Festival della Canzone Italiana,
siamo contenti di questi, sono tanti i premi che abbiamo realizzato negli anni, ma quest'anno in particolare spiccano i premi che abbiamo realizzato, i premi della critica Mia Martini, i premi della sala stampa Lucio Dallo, ovviamente di questo ci fa piacere perché ecco, sono dei premi che mantengono vivo il ricordo di due grandi artisti, Lucio Dallo e Mia Martini, e poi i premi della critica sono quelli che vengono aggiudicati dalla sala stampa, quindi sono dei premi veri che a noi fa piacere essere l'autore di queste sculture. Per il premio della critica abbiamo realizzato questa scultura che raffigura una chiave di violino con un leone, questo per simboleggiare con la chiave la musica, il leone è lo stemma del comune di Sanremo, come anche la chiave di violino per il premio sala stampa Lucio Dalla, ma anche il premio che abbiamo realizzato per i premi numero 1 città di Sanremo, questo è un premio che realizzo ormai da 9 anni ed è un premio che viene dato a coloro che hanno fatto conoscere le feste della storia italiana nel mondo. Basti pensare che negli anni passati sono stati premiati personaggi come Albano Carrisi, Pippo Baudo, Tony Renis, Iva Zanicchi, Toto Cotugno, Rita Pavone, e quest'anno il premio è andato a un grande della musica italiana che ha partecipato per ben 13 edizioni al festival, che è Fausto Leali. E poi quest'anno una particolare creazione un po' diversa da quelle che ho realizzato negli anni, Casa Sanremo mi ha voluto commissionare una chiave, la chiave è simbolo di apertura, è simbolo di apertura di ogni casa, e quindi ecco il padron Vincenzo Rusolillo ha voluto consegnare, e ho avuto l'onore di partecipare anche io alla consegna, questa chiave al presentatore del festival, ad Amedeus. È stato un momento molto bello perché lui ha apprezzato questa chiave che ho realizzato in argento con laminature in oro e con delle pietre in zaffiri incastonate. Meraviglioso, elegantissimo. Ma adesso cosa ha detto? Ma no, io è rimasto molto, molto contento di questa, è rimasto contento sia dalla parte artistica della chiave, ma anche per il gesto per cui gli è stata consegnata. Come dicevo prima, la chiave è sintomo di apertura, poi è stato dato con l'augurio che possa riaprire di nuovo l'anno prossimo questa casa, perché quanto pare ci sarà un Amedeus bis, quindi ecco che la chiave gli porti fortuna, dai. Bene, allora noi ti ringraziamo, sei veramente un artista eccezionale, ci si rivedrà il prossimo anno sicuramente a Sanremo e poi in tantissimi altri momenti e occasioni italiane per festeggiare l'arte. Certo, grazie a voi che mi seguite ormai da diversi anni e il mio augurio è quello che possiamo rincontrarci ancora per tanti altri anni. Grazie e un caro saluto. A presto a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori. Bellissima, come va con la cucina? Bene, grazie, ho lasciato i fornelli per qualche giorno, però tornerò subito a Chef per Passione. Comunque potete seguirmi in internet, ecco uno dei nostri fantastici operatori di Telenord, vieni Danilo, grande operatore che... Allora Danilo vieni qui, perché io sono a Sanremo per la musica, però lui è uno dei nostri operatori di Chef per Passione, stavo parlando appunto di quello. Come sono le ricette preparate da fantastiche, me? Fantastiche. Mangiabili? Mangiabili e fantastiche. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, siamo qui a Cantalupo in Sabina con Carlo Verdone. Buongiorno a tutti voi. Ci troviamo qui dinanzi a una chiesa e non è un caso. No, non è un caso perché questa chiesa che... ho avuto in eredità, che è dedicata a San Francesco Saverio, infatti è la chiesetta di San Francesco Saverio, una grossa cappella, piccola chiesola, e l'ho restaurata un anno e mezzo fa, perché era una chiesa che era stata donata dalla baronessa Emma Camuccini a mia madre quando noi comprammo questo terreno e costruimmo la villa. E questa chiesa con il tempo si è andata un po' degradando, soprattutto poi dopo le scosse di terremoto che ci sono state nel Reatino. A un certo punto la situazione era diventata molto, molto pericolosa. Allora ho detto: che cosa faccio? Vado alle belle arti, cerco di avere, diciamo così, un aiuto economico anche per rimetterla a posto, ma le pratiche erano interminabili, la burocrazia era assurda, quindi la chiesa l'avrei persa perché sarebbe diventata metà delle belle arti e dei beni culturali e metà mia. Allora a quel punto ho detto: no, vabbè, faccio uno sforzo e cerco di fare tutto da solo, e ci sono riuscito. Quindi oggi per me è una giornata veramente molto importante e ho ritenuto significativo aprirla per la gente di Cantalupo. Insomma, io ormai mi sento anche un po' cantalupano, quindi mi è sembrata una cosa carina aprirla e far dire una messa oggi alle 18, e quindi ho fatto il mio dovere, ecco, però l'ho fatto con molto,
con molto slancio e penso sia una cosa dovuta, ecco, perché è nel territorio di Cantalupo questa chiesola, quindi... Complimenti. Grazie. Lei è davvero un punto di riferimento importante per questa zona. Io che sono comunque del Reatino vedo che tutto quello che a livello culturale viene fuori dalla figura di Carlo Verdone è davvero diciamo importante a livello tradizionale. Lei fa quello che a volte dovrebbe fare la politica e porta avanti qualcosa che oggi magari andrebbe perduto, invece ecco qui. Indubbiamente sono più fortunato di altri che si può accollare una spesa del genere, questo è innegabile, però insomma che questo sia un esempio di come, ecco, di come a un certo punto anche con un certo sforzo, perché è stato uno sforzo, non è stata una spesa da 4 lire, è stato rinforzare le basi, perché anche la Chiesa se no sarebbe andata giù, perché dopo la seconda scossa, quella molto forte, poi è cascato il campanile, è cascato tutto. Quindi era molto pericoloso entrarci, quindi io ho voluto dare un esempio che insomma alla fine, rischiando anche, volendo, alla fine le cose le puoi fare. Adesso mi aspetto che la grande chiesa di Cantalupo venga rimessa a posto e che questo sia, diciamo così, un esempio che possa incitare a fare le cose il più presto possibile, ecco. Bene, ecco, io so che in questo periodo lei è stato giù in Puglia, è stata accolta, sì, alla grande, ha terminato il suo film. Il film è terminato, adesso è il montaggio, uscirà nel 2020, credo il 12 febbraio, e quindi lo aspettiamo, ma io sono soddisfatto del mio lavoro, penso di aver fatto un buon film, poi come sempre insomma è il pubblico a dover decidere, a dover dare il voto all'opera, ma io credo che insomma siamo partiti bene. Bene, noi faremo qui il 24 e 25 un grande evento in stile Woodstock, appunto una rievocazione di 50 anni di Woodstock, visto che l'anniversario ricade proprio quest'anno. È tutto su Jimi Hendrix, mi farebbe molto piacere la sua presenza, visto che è un amante. Se sono da queste parti, veramente con molto piacere. Magari per suonare qualche strumento. Insomma, io lascio suonare chi sa veramente suonare, io sono un batterista della domenica, non sono un batterista di quelli... neanche semiprofessionali, tengo il tempo e mi fermo lì. Ma è già tanto, comunque l'attendiamo in jam session. Grazie a voi. Alla prossima, un saluto a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori. Grazie. Michele La Ginestra, per me è un onore, eh? Sono contento, almeno qualcuno me lo dice, mi muoio, non mi si fila più, almeno qualcuno che mi dica, sono contento di stare accanto a te. Durante il periodo del Covid ci avete tenuto compagnia, voi comici, veramente dentro casa, non sappiamo più che fare, almeno guardavamo film, oppure delle registrazioni di cose teatrali del passato. Beh sì, è stato un rivalutare l'importanza dell'arte, cioè grazie alla musica, ai film, alla televisione, agli spettacoli teatrali, anche a tanta attività sui social siamo riusciti a tenere compagnia alle persone, ma questo è il compito che deve avere l'artista, cioè è stato un talento che gli è stato donato che deve restituire alla popolazione, all'umanità che l'accompagna. Speriamo di riuscirci e continuare di nuovo a creare questa coesione all'aperto, almeno tra persone, pubblico e arte dall'altra parte. Noi realmente aspettavamo un'estate romana insieme a te. È troppo, ne aspettavo io di estate romana. È un periodo un po' particolare, però io confido nella possibilità di trovare uno spazio all'aperto, perché noi abbiamo un piccolo teatro, il Teatro 7, che funziona molto bene e speravamo di poter riprendere all'aperto. Abbiamo ancora questa speranza, non è finita la ricerca di spazi idonei a ospitare spettacoli dal vivo all'aperto. È un buon modo per riavvicinare la popolazione al teatro, è un buon modo per far lavorare tanti artisti che stanno fermi da tanto tempo. È un buon modo per far lavorare e far uscire da questa cassa integrazione che non arriva tutti i lavoratori che sono dipendenti a tempo indeterminato, a Teatro 7 sono 10, insomma ci dobbiamo dare da fare. Bene, oggi è stata diciamo la tua prima uscita dopo il Covid? È stata la mia prima uscita faticosissima, nel senso lavorare in piazza non è mai semplice, lavorare in piazza con i bambini, la musica sottofondo, la gente che camminava.
però devo dire che l'attenzione della platea è stata straordinaria, perciò devo ringraziare tutti quelli che sono stati seduti sulle poltroncine qua a Poggio Mogliano e mi hanno regalato questa attenzione, questo applauso finale che mi ha sommerso e mi ha ripagato tutta la fatica fatta durante lo spettacolo. 5 mesi senza fare teatro, come si sente un attore, regista, un lavoratore dello spettacolo? E si sente come un marito che 5 mesi fa l'amore, è come un cuoco che non cucina per 5 mesi, come un fabbro che non riesce a costruire. È difficile perché poi noi viviamo di arte, viviamo proprio del contatto col pubblico, è importante questo scambio reciproco, è una bella astinenza. Però devo dire che, come tutte le astinenze che hanno una fine, è una gioia poter ritornare sul palcoscenico, è una gioia riuscire a vedere che anche quest'anno riusciremo a portare un po' d'arte, cioè ci siamo ritornati, siamo stati fermi e stiamo tornando pian piano in tutta Italia all'aperto, ma stanno tornando molti colleghi sul palcoscenico e sono contento. Bene, noi auguriamo in bocca al lupo e soprattutto ecco un buon inizio. Un buon inizio a tutti quanti, torniamo a teatro, sosteniamo il teatro e gli spettacoli dal vivo. Grazie. A Roma, terzo municipio, sì. Con una carissima amica. Dici un po' di te, Dina. Sì, buon pomeriggio, sì. Grazie sempre della tua presenza che per noi è assolutamente proprio, sei il nostro perno, sei diventata il nostro perno. Grazie. Perché è così. Beh, guarda, sono un po' emozionata perché stiamo facendo questa bella cosa con la Protezione Civile Arvalia e loro offrono questo pomeriggio, questa sera, insomma, la pasta, la solita matriciana, quindi che qua è veramente un piatto, no, unico e inestimabile quasi, e quindi facciamo questa canzoncina questa sera, un po' di canzoncine per rallegrare un po' la serata e stemperare un po' gli animi, via. Siamo a Selci, un bellissimo paese della Sabina, è un periodo che andiamo a trovare tanti amici, sindaci, assessori, e oggi ci troviamo qui in questo comune così incantevole. Siamo con Alfredo Dantimi, che sono il vice sindaco del comune di Selci. È un piacere per noi presentare ai nostri ascoltatori e telespettatori, che sono tantissimi, un paese così eccezionale. Cos'è che voi volete far conoscere di questo paese al nostro pubblico? Uno è chiaramente la bellezza naturale del paesaggio, infatti stiamo realizzando un progetto di valorizzazione delle fonti sorgive di Selci, perché storicamente è stato sempre il paese dei fontanili, delle fonti, dell'acqua, così, immerso in questo territorio di biodiversità bellissimo, con queste appunto colline, foreste che abbiamo, meravigliose. E l'altra è senz'altro il progetto d'arte urbana pubblica, alla quale abbiamo scommesso già nella scorsa legislatura e che stiamo portando avanti con queste opere bellissime a livello internazionale, dove sono venuti a Selci come ospiti della nostra residenza artistica i più grandi street artist del mondo, Gonzalo Borondo, Diamond, Flavio Solo, Fio Silva, Gomez, e hanno realizzato queste bellissime opere d'arte che chi viene a Selci può ammirare. Quindi il mix tra cammini immersi nella natura, dove uno riscopre le bellezze dei paesaggi, di questi fontanili, la storia che c'è stata, e il contrasto con l'arte urbana, quindi di nuova generazione, questa forma d'arte, è un mix di cui, insomma, Selci senz'altro si può vantare. Insieme a questo ci abbiamo, come tutti i borghi d'Italia, di medio piccoli, abbiamo la torre comunale anche che è molto bella, il centro storico, diciamo intorno all'anno 1000, molto curato, e alla quale possiamo abbinare appunto l'enogastronomia sabina, che voi tutti conoscete, che è senz'altro a base di olio, e Selci in particolar modo è il paese famoso con la porchetta. Infatti abbiamo avuto un importante riconoscimento dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dall'ARSIAL, che è l'ente regionale che si occupa appunto di valorizzare le eccellenze enogastronomiche regionali, che ha dato il premio di Porchetta Pat appunto a questo prodotto enogastronomico selciano, che sarebbe appunto un prodotto agroalimentare territoriale, molto antico, molto apprezzato ormai in tutta Italia ma anche in tutto il mondo. Quindi senz'altro la Sabina e Selci sono questo, enogastronomia, arte moderna e paesaggi, passeggiate, insomma, tra questi bellissimi paesaggi naturali.
Siamo nuovamente con Roberto Lorenzetti in un posto meraviglioso, all'interno veramente di un contesto, diciamo, religioso, ma che va un po' tra il sacro e il mistico. Assolutamente sì, questo luogo rappresenta molto per Contigliano, per i contiglianesi. Io ci vivo in questo paese, insomma, è uno dei segni stigmatici del vivere qui. Questa chiesina così piccola rappresenta qualcosa di molto più grande in realtà, anche perché va percepita come un unicum, questa collina meravigliosa con questa chiesina, il terminillo sullo sfondo, l'immaginario di cosa c'è qui sotto, perché insomma questa è un'area archeologica certa. Pirro Ligorio nel 500 vide il tempio che era costruito qui, e quindi insomma ora questa è la storia anche di un sogno, no? Stasera la notte di San Lorenzo era anche il protettore dei sogni, un sogno che ha visto tantissima gente impegnarsi per arrivare a questo risultato. Fino a un po' di anni fa questo era un groviglio di rovi, la chiesina era tenuta in piedi veramente dai rovi, era complicato anche toccarli perché c'era il pericolo che veniva giù tutto. Poi sono arrivate un po' di risorse per essere messa in sicurezza, e adesso questa illuminazione che la rende davvero un segno stigmatico del paese, irrinunciabile direi, insomma, di una bellezza dirompente, ecco. E io sono stato qui anche stanotte a fare fotografie perché era di una bellezza davvero, davvero straordinaria. Quindi è uno degli elementi che caratterizzerà sempre di più Contigliano. Bene ha fatto l'amministrazione comunale a impegnarsi in questo senso, e la storia non finisce qui, perché sarebbe bello, lo diceva prima bene il sindaco, che tutta questa area, voglio dire, tornasse a svolgere una funzione pubblica. Qui dal 700 in poi, dai primi anni del 700, si svolgeva una grande fiera, quindi una dimensione, come dire, di grande divertimento da sempre, che io ricordo da bambino, insomma, fino agli anni 50 si è tenuta questa fiera su questo colle. Sarebbe bello riportarla qui con lo scenario di questa chiesina, insomma, davvero magnifico. Bellissimo come poter riportare le tradizioni sotto un cielo stellato in questa maniera così bella. Assolutamente sì, io stanotte, vi dicevo, ero qui per fare foto e c'erano le stelle cadenti, insomma, vedevo questo, sono stato qui 2 ore passando dalla notte all'aurora e poi all'alba, uno spettacolo assolutamente incantevole, insomma. Se poi tutto questo viene arricchito, ecco, dalla gente, la partecipazione di stasera lo testimonia con grande chiarezza, insomma, quindi la gente vuole bene a questo posto ed è tutto bello quello che è accaduto. Benissimo, allora noi ci impegneremo a far conoscere questo scrigno a tutte le persone che conosciamo, a tutti coloro che ci seguono da 196 paesi al mondo. Grazie a voi, buonasera. A presto. Siamo qui a Contigliano con il sindaco Paolo Lancia in un evento particolare, subito dopo il lockdown, in adesione con la natura. Sì, diciamo in un contesto particolare, perché siamo in un posto che è veramente immerso nella natura, ma è anche il posto dove è iniziato l'insediamento, invece dove è iniziata, diciamo così, l'urbanizzazione di queste terre, e che è assegnata dalla presenza di questa piccola chiesa di campagna, che è proprio la primissima chiesa, una chiesa che risale all'VIII secolo secondo alcune indicazioni, e dove era definita la plebs baptismalis, cioè la pieve dove si esercitava il battesimo. Quindi da qui è cominciata l'esperienza, diciamo così, cristiana di queste terre, in un posto dove la natura è veramente una presenza forte e mirabile per molti versi. È vero, perché se si chiudono gli occhi sembra quasi di essere trasportati dal vento e in un contesto che è quasi fuori dal tempo. Ma è un contesto di spiritualità fortissima, un posto di particolari tensioni, di particolare energia, posto dove si esercitavano i culti più antichi di queste terre reatine, da epoca molto precedente a Roma, poi nel periodo romano, poi nel periodo cristiano, un posto evidentemente magico, si può dire nel senso migliore del termine, un posto dove si esercitavano i culti solari, dove si esercitava l'osservazione del sole. Questa chiesa stessa è orientata esattamente sull'Oriente, sul sole che nasce, come accadeva spesso per le chiese paleocristiane medievali. Di conseguenza è un posto speciale anche per questa ragione.
Come mai oggi siamo qui e soprattutto in questo giorno? Oggi siamo qui perché oggi è il giorno di San Lorenzo, è il giorno in cui si celebra questo martire cui è dedicata la Chiesa e che è anche il martire cui era consacrata l'aspettativa della fertilità, così come in antico qui si celebravano i culti della fertilità in tempi pagani. Quindi diciamo che è un posto dove questa tradizione, questa speranza di fertilità, cioè di vita che rinasce, di vita che si rinnova continuamente, qui è tutto è sentito in maniera particolarmente forte, il vento sembrerebbe dire proprio questa cosa qua. Bene, allora noi ci avviciniamo adesso alla chiesa e facciamo anche delle foto e altri report insieme a te. Grazie, con molto piacere, moltissimo. Ecco, nuovamente qui con il sindaco Paolo, ci siamo avvicinati alla chiesa, abbiamo fatto qualche diciamo ripresa particolare anche alla struttura perché ci piaceva appunto poterla illustrare un po' a tutti voi attraverso le immagini. Ci farebbe piacere sapere come la cittadinanza ha reagito a questa manifestazione. Ma vedo bene, oltre quello che io potessi immaginare, questa cosa mi ha fatto moltissimo piacere e anche emozionato parecchio. Il colle di San Lorenzo era pieno di persone, alla debita distanza per fortuna, e questo significa che questo legame fortissimo, ancestrale tra questa popolazione e questo luogo non è venuto meno, anzi che in un tempo così difficile è stato ricercato anche quest'anno. Tra l'altro c'era stata una coincidenza particolare legata a questa chiesa proprio il giorno in cui Contigliano, come saprete, era diventato zona rossa. Qui sopra, in quello stesso istante in cui si decideva questo atto, qui sopra la chiesa era comparso un arcobaleno incredibile, che era anche un segno per noi di grande speranza, anche se nel momento di maggiore difficoltà. Evidentemente tutti si sono ricordati e tutti hanno detto va bene, questo è il posto dove dobbiamo in qualche modo tornare, e per cui ecco, eravamo in tanti. Bello, bello davvero, abbiamo sentito delle vibrazioni importantissime, abbiamo ascoltato anche il tuo discorso, ci è piaciuto, ma soprattutto quando hai fatto riferimento al passato, alle origini, è stato bellissimo perché non tutti hanno la cultura che hai te, eh? Ma qui tra l'altro c'è un'evidenza di passato, qui proprio dove siamo adesso e a pochi metri da qui sono stati fatti ritrovamenti archeologici anche recentissimi, nel corso dell'inverno, prima del lockdown eccetera, abbiamo fatto scavi sistematici presidiati dalla Sovrintendenza Archeologica di Roma, che hanno portato alla luce reperti di vario tipo, probabilmente una struttura termale appena mezzo metro sotto il terreno attuale, monete di varie epoche che vanno dai secoli della Repubblicani di Roma fino al Medioevo, a tutte le fasi del Medioevo e fino ad arrivare allo Stato Pontificio e poi al Regno d'Italia. Testimonianza di un utilizzo ininterrotto di questo luogo che è stato ed è tuttora un luogo di fiera, cioè questo è il luogo dove si facevano i mercati, per questo è il luogo del crocevia, che è anche il senso di Contigliano. Contigliano di fatto è un crocevia, una specie di piccolo porto di mare dove si incrociano molti percorsi, anche molte storie, e qui è il luogo della fiera. La fiera era prima la fiera presidiata dalle divinità pagane antiche, che erano le divinità dei giuramenti, quindi quelle che garantivano la bontà dei prodotti comprati e venduti. Poi è diventata la fiera di San Lorenzo, ma in particolare il ritrovamento sistematico di monete nell'arco di 3.000 anni descrive esattamente questa funzione di utilizzo collettivo ininterrotto attraverso 30 secoli, si può dire, attraverso oltre 30 secoli di storia. Veramente complimenti perché riuscite comunque a far conoscere attraverso la vostra cultura tutto quello che è stata la storia in questo punto ai vostri cittadini, a coloro che comunque arrivano qui per poter conoscere qualcosa, sapere. È un bellissimo mestiere il vostro, quello di tramandare. Sì, sperando di tramandare qualcosa di vivo e non cercare di tenere per forza in piedi qualcosa che non c'è più. Io sono convinto che queste cose siano profondamente vive nei luoghi, nello spirito, nella natura che ci circonda, nei resti, negli edifici, in quella che si dice tradizione, che è vera e autentica e merita di essere appunto tramandata se è autentica la fiamma, cioè quello che è il senso vitale delle cose e della storia.
Bene, bene, siamo contenti allora di aver aiutato anche voi nel tramandare attraverso i nostri media e ci vediamo il prima possibile. Io sono contentissimo di voi, della vostra attenzione, della vostra partecipazione, tornate presto, faremo altre cose di questo genere anche molto, molto presto, quindi vi aspettiamo. Bene, allora, grazie. Alla prossima.